L'undicesima edizione delle Fonti Awards si è tenuta martedì 26 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. La cerimonia ha assegnato l'autorevole riconoscimento agli studi legali, alle imprese e ai professionisti che nell'ultimo anno, malgrado le gravi conseguenze economiche della pandemia, si sono distinti per essere delle eccellenze nei loro settori di riferimento e per aver saputo coniugare professionalità e innovazione. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio Eccellenza dell'anno, Innovazione e Leadership, questa volta Nautica di Lusso. E il nostro awards va a Fabiani Yacht. Fabiani Yacht. Eccoli! E allora, li facciamo avvicinare al red carpet e leggiamo la motivazione del premio per il focus su innovazione, sicurezza, rispetto dell'ambiente, risparmio energetico e comfort. Per rendere ogni yacht un pezzo unico, realizzato secondo le esigenze di ogni armatore. Eccoli! Fabiani Yacht, complimenti, eccellenza dell'anno innovazione e leadership nautica di lusso. E complimenti! Buonasera! Complimenti! Un passo un po' più avanti, andate più vicino lì. Per questione di luce, sostanzialmente. Siamo in compagnia dell'ingegner Maurizio Fabiani, presidente di Fabiani Yacht. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Ecco, questa sera la vostra azienda ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno nel settore della nautica di lusso. Le chiedo un commento a questa vittoria. Ma commento bisognerebbe poterlo sviluppare molto, perché rispetto a una analoga circostanza trascorsa, dove avevamo fatto un excursus dei nostri progetti di yacht innovativi, col tempo che è passato da allora abbiamo introdotto una ulteriore serie di yacht di dimensioni crescenti e di caratteristiche sempre più innovative. In particolare, al di là della meccanica classica, i sistemi ibridi che abbiamo implementato, tali per cui questi yacht, tra cui alcuni arrivano sulle 100 tonnellate, insomma, sono piuttosto importanti, sono praticamente tappezzati da pannelli solari che possono uscire da dei appositi cavedi e sfruttare l'energia solare, magari a discapito del gasolio, insomma, che può essere sospeso, insomma, può essere fermata l'erogazione del gasolio ai motori, e si può navigare con questa grandi superfici di pannelli solari che vanno a rendere propulsivi due motori elettrici, che quindi lo yacht naviga in silenzio, nel silenzio assoluto. Ecco, entrando proprio più nel dettaglio dei vostri progetti, la vostra azienda ha presta particolare attenzione, come ricordava lei, all'ambiente marino e a una navigazione a emissioni bassissime. Sì. Di recente avete infatti introdotto a bordo dei vostri yacht e super yacht un sistema brevettato di pannelli a scomparsa che operativamente eguagliano la capacità produttiva di un vero e proprio campo fotovoltaico. Quindi le chiedo se ci può parlare di questo interessante progetto. Sì, è un progetto che ormai è concreto, insomma, i nostri yacht, quelli che andremo a commercializzare prossimamente, tengono conto di aver fatto tesoro di queste innovazioni, e questi pannelli non vanno a interferire granché sulla con l'uso ordinario degli yacht, in quanto in mare aperto è possibile fare appunto uscire da doppi piani di coperta, da cavedi variamente distribuiti, questi pannelli solari. Quindi in mare aperto non ci sono problemi. Se poi si deve rientrare in un porto, tutti questi pannelli solari
anche se realizzati appunto in forme diverse o come una vela strutturale o come elementi uscenti da un doppio strato dello scafo, possono essere ritirati, si chiudono, scompaiono e lo yacht può entrare in qualsiasi impostazione portuale e ormeggiare come tutti gli altri yacht ordinari. Quando poi le condizioni anche meteoriche lo consentono, si può ripartire uscendo dal porto anche con i motori elettrici, se vi è ancora riserva di energia nelle batterie, e poi fuori dal porto aprire questi pannelli e quindi navigare, come dicevo, nel silenzio e senza spendere alcun denaro. Ecco, in quest'ottica le chiedo quali sono anche i vostri progetti e obiettivi per il futuro, guardando appunto a un futuro sempre più ecosostenibile. Ma vista la gamma che appunto dicevo si è implementata, quindi ora siamo in una buona posizione come numero di modelli, abbiamo rivisitato un po' in basso, perché forse con la volontà di fare subito qualcosa di piuttosto impegnativo e appariscente, come abbiamo fatto, abbiamo trascurato le taglie di imbarcazioni non piccole, ma più piccole di quelle che avevamo già prodotte. E quindi si è fatta una barca sui 20-22 metri, giù di lì, insomma, quindi un po' più stretta come larghezza di baglio dello yacht e un po' più corta, con benefici per esempio per chi è solito riferirsi a dei porti in cui gli spazi non sono quelli di un porto da crociere, e quindi si presta per un uso anche più per famiglia, ecco, e quindi senza grandissime ambizioni, però insomma anche che questo progetto ci sta anche abbastanza appassionando, perché poi si scoprono dei benefici sempre che magari non avevamo puntualizzato nelle prime fasi.